oggi non ti spunteranno altre braccia. Fa male. Fa male. Ci penso io. Aspetta. Lui è mio fratello. Ne sono responsabile. Devo farlo io. Spara. Maya. Io... mi dispiace tanto. Taci, Peck. Non mi serve che ti dispiaccia. Io voglio vendetta. Ecco qua. Cascasse il mondo, uccideremo tutti i responsabili di quello che è capitato a Nathan. Capito? Specie quel verme del sindacato, Franco, che l'ha venduto alla Modi per i suoi folli esperimenti. Io sono molte cose, ma folle non è tra queste. Ma che cazzo... Ho seguito i vostri progressi dal mio sottomarino. Incredibile che siate ancora vivi. Però ammettiamolo, non fuggirete mai da quell'isola. Se ti prendo ti ammazzo, Modi! Non importa dove scapperai, me la pagherai cara per Nathan. E anche per quello che ci hai fatto passare in questi 6 anni. E rivoglio indietro le mie fottutissime testate! Ne dubito, dottor Peck. E questo perché tra pochi minuti verrete tutti fatti a brandelli. Andiamo a prenderla. Vero? Ci puoi scommettere. Ok, ho trovato il protocollo per accedere all'IA di Janus. Fatemi un favore e inserite il comando da un PC nella sala comunicazioni. Capito? Scattare! Giuro che se lo prendo lo sgozzo. Ai ai ai. Bentornata, dottoressa Modi. Ora puoi affidarci il sottomarino. Peck! Sei un idiota! E i tuoi leccapiedi lo sono ancora di più! Nessuno di voi può lontanamente capire cosa ho realizzato qui! Non siete qualificati per giudicare... No! No, 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 no! Le mie testate! Maledizione! Mein Gott! Quello era il paziente 13! Succede qualcosa. Rilevo un grosso picco di energia ad etere. Queste testate rimarranno nell'oceano, mi sa. Non c'è modo di tirarle fuori. Le cose belle prima o poi finiscono. Anche quelle brutte, per fortuna. Ma abbiamo fermato quel mostro. E la Modi. Radunatevi nella stazione di guardia. Ho una proposta che potrebbe interessarvi. Ok, Sam. Qualunque sia il tuo piano per salvare Maxis, spero sia decente. Lo è. Ho esaminato tutti i file di Janus con dicitura riservato al direttore. Richtofen è ossessionato da un'antica reliquia, il manufatto Sentinella. Stando a cosa dice lui, può manipolare una forma di protomateria chiamata prima materia. Non dirai sul serio. È un termine usato nell'alchimia medievale. Mi rifiuto di credere a queste scemenze! Io sono uno scienziato! Come il direttore Richtofen, dottor Strauss. Pare che il manufatto sia da qualche parte nel Principato di Avalon. Ha ingaggiato un gruppo criminale, il sindacato francese, per trovarlo. Stanno interrogando un certo Gabriel Kraft. Un vostro ex associato, Sergei Ravenov, ora nei ranghi del sindacato, l'ha rapito su ordine del suo boss, Franco. Ci sto. Goditi la tua vendetta, ragazza.
Ma per me sono un mucchio di idiozie. Oscar, anche altre cose ci sembravano impossibili. E Richtofen non è stupido. Se lui e Sam credono che il manufatto possa riportarle indietro, dobbiamo provarci. Questo glielo dobbiamo. Non possiamo abbandonarla. Ha ragione. Intanto scopriamo se questa sentinella esiste davvero. Concordo. Ma voglio sapere dove si nasconde quel bastardo di un Richtofen. Ignoto. Forse è diretto ad Avalon in cerca del manufatto. Allora troviamolo prima che lo faccia lui. Ehi, gente, elicottero pronto! Ma la tempesta peggiora! È meglio partire, ora! Wow! Quindi bisogna andare a prendere il manufatto sentinella. Interessante. Interessante. Ravenov assoldato da Richtofen. Ci siamo tutti. Bello, molto bella anche la boss fight. Auf Wiedersehen!